Oggi vedremo come realizzare una locandina in stile Stranger Things. Eccoci qua! Allora, eh, sono partito da uno sfondo, ho messo un'immagine di sfondo di, di questo cielo stellato per, per creare appunto lo sfondo della nostra locandina. Come sempre, ringrazio Adobe Stock che mi ha fornito le immagini per questo tutorial. E vi ricordo che sotto nella descrizione trovate il link alle immagini. E che se vi registrate su Adobe Stock potete scaricarvi 10 immagini gratuite per i vostri lavori. Quindi, dicevo, sono partito da questo sfondo. Poi ho inserito, ho scontornato una bambina con uh, i superpoteri. Come vedete qui ho anche fatto delle piccole correzioni con le curve e con il bilanciamento colore. Uh, se volete vedere insomma, mh, altri video sugli scontorni vi, vi consiglio di, di guardare i video precedenti, nel, uh, sempre nel mio canale. Poi... Ho inserito questi ragazzi in bicicletta, appunto, come, come il fantastico telefilm. E anche qui ho fatto una piccola correzione eh, colore. Poi sono andato ad inserire questo, diciamo, questo. Questa pennellata nera eh, un po' sfumata perché poi qui andremo ad inserire il logo del, del nostro telefilm. Quindi ho creato questa piccola composizione molto, molto semplice e molto basilare. Bene, ehm, qui adesso arriva il bello del, del tutorial. Eh, andiamo a creare un po' quell'effetto eh, che avete visto che sembra quasi acquerellato o comunque quell'effetto retro del, del, del movie poster. Per fare questo, ci facciamo una copia di tutti i livelli, quindi premiamo Command Alt Shift E e andiamo su Filtro Artistico Contorni Poster. Si aprirà la nostra schermata e inseriamo come. Spessore contorno 0, intensità 1, fattore 6. Questo ovviamente dipende anche dalla grandezza della, della vostra immagine, però ho visto che comunque funziona abbastanza bene sulle immagini grandi. Quindi premiamo OK. Perfetto, a questo punto teniamo premuto il tasto Shift e clicchiamo sulla freccia destra, in modo tale che l'immagine, come vedete, farà un piccolo movimento verso destra vado ad abbassare il riempimento, attenzione, quindi non l'opacità, ma il riempimento e lo metto intorno al 25%, ecco, così e imposto il metodo di fusione in schiarisci. Perfetto. Duplico questo livello, imposto in questo caso il metodo di fusione in colore brucia e poi lo inverto, premo command I. Quello che vado a fare adesso sempre su questo livello, tengo premuto Shift, clicco una volta con la tastiera verso sinistra e un'altra volta verso sinistra, in modo tale che ho creato lo stesso effetto però dalla parte opposta con lo scuro. Da una parte c'era, come potete vedere, lo schiarisci, da quest'altra parte c'è lo scurisci e ha creato questa sorta di... di effetto un po' retro. Bene, duplichiamo di nuovo il livello Colore Brucia. In questo caso lo mettiamo in colore scherma e mettiamo il riempimento al 100%. Quello che sta per accadere è una cosa fantastica, molto magica. Guardiamo insieme. Prendiamo un pennello. Andiamo a prendere un pennello, cliccando sull'ingrenaggio, e scegliamo pennelli bagnati. Premiamo su OK. Scegliamo un pennello, eccolo qui, acquarello su texture. Clicchiamo, scegliamo magari la dimensione e con un colore nero iniziamo a passare sopra la nostra immagine. Guardate qui. Magnifico. Stiamo creando. Praticamente un effetto ad acquerello. Più ci passiamo, e più ovviamente andiamo a scurire la parte che c'è sotto. Ora, a questo punto, ehm, non è, diciamo. Non è importante essere precisi, potete andare molto, in maniera molto disordinata, ecco, in maniera molto casuale. L'unica cosa eh, dove dovete stare attenti un attimo è cercare di rispettare un po' le ombre e le luci. Quindi, magari nella parte più scura ci passate un po' di volte. Ecco, nel frattempo, non so se sentite, sta passando anche l'ambulanza. Perfetto. Ok, così. Benissimo, creiamo questo tipo di effetto. Ok, anche un po' qui. Perfetto. Adesso con il bianco, magari andiamo a passare su alcune parti. Sempre con un pennello per creare un po' di giochi di luce, di effetti di luce. Ritorno con il nero, magari scurisco questa parte qua, con il bianco mi vado a schiarire questa. Siamo come vedete, ho creato un po' quel, quel look di, di un po' di rovinato di, di vecchio con un effetto acquerello applicato sopra. Benissimo, ragazzi. A questo punto possiamo inserire questi tre in un bel gruppetto e lo chiamiamo effetto. Voilà. Poi cosa ho fatto? Ho inserito, come vedete qui, del, del testo sul, sullo sfondo. Niente di più semplice, basta prendere un'immagine con un alfabeto. Ok, la inseriamo più o meno così. Andiamo a prendere la maschera del, diciamo, della bambina, teniamo premuto Alt e la copiamo sul, sul nostro testo. Ovviamente in questo caso la maschera va invertita e andiamo a mettere il tutto in sovrapponi. Ed ecco qui anche che c'è del testo sul, uh, sullo sfondo. Quello che c'è da fare adesso è lavorare su degli effetti di luce. Questa cosa eh, richiede un po' di tempo, quindi io già, già l'ho provata. Vi faccio vedere come, qual è il risultato. Allora cancello questo e riattivo il, il mio testo. Apro gli effetti di luce, come vedete, eh, prende praticamente va a cambiare tutta quanta la nostra immagine e li andiamo ad analizzare ad analizzare uno per uno. Ok, spegniamo questi benissimo. Allora, la prima cosa, ho fatto questa vignettatura, ho inserito un livello, diciamo, eh, tinta unita nero e l'ho vignettato con una maschera di questo tipo. Poi cosa sono andato a fare? Sono andato a colorare con un pennello azzurro eh, la parte di sopra impostando il metodo in luce vivida al 63% di opacità. Ve lo faccio vedere, ok, prendiamo, diciamo questo azzurro. Ops, ecco qui, disegno, magari non con il pennello di prima. Okay, con un pennello classico morbido, quindi faccio una cosa di questo tipo benissimo, e poi imposto tutto in luce vivida. Vedete, crea praticamente questa sorta di, di effetto glow colorato. Quindi con l'azzurro, dopodiché ho fatto la stessa cosa con il rosso, ma in questo caso il metodo di fusione non è più in luce vivida perché l'effetto era veramente troppo forte, ma l'ho messo in colore con un'opacità al 70%. Quindi sostanzialmente sono andato a colorare soltanto questa parte eh, di rosso. Poi, anche qui sotto, dove ci sono i ragazzi, ho dato un colpo di, di azzurro e questo sempre in modalità colore. E poi sono andato a colorarli completamente. Di questo, diciamo, eh, arancio un po' vintage, un po' retro. Come ho fatto? Sempre qui, livello tinta unita: metodo colore, opacità al 39%. E mascherati con la maschera, diciamo dei, dei ragazzi, niente di, niente di più semplice. Ora mi sono reso conto che nel, nel movie poster originale di Stranger Things la ragazza aveva una sorta di, di bagliore tutto intorno. Quindi, che cosa ho fatto? Mi sono caricato la maschera della ragazza. Quindi, tenendo premuto Command, andiamo a fare click sulla maschera, e vedete qui si carica la sagoma. Creo un nuovo livello, lo riempio di un qualsiasi colore, ad esempio questo azzurro, tolgo la selezione, quindi Command-D per deselezionare, faccio doppio clic e scelgo bagliore esterno. Vedete che si inizia a creare questa sorta di, di bagliore qui. Come faccio a mascherare la parte interna? Torno su tra gli stili di livello, scelgo... Opzione di fusione e imposto il riempimento a 0. Come vedete, si mantiene il bagliore esterno, ma il riempimento è nullo. Quindi, vi ho spiegato. Adesso lo elimino. Vi ho spiegato questo livello qui rosso. Come vedete, bagliore esterno, che cosa fa. Di nuovo, una piccola curva per scurire tutto quanto il nostro, diciamo, il nostro, la nostra immagine. Vado a ulteriormente a scurire il bordo con un pennello nero. Vedete, io posso prendere un pennello nero qui e continuo a scurire. Ok. Poi sono andato a creare la luce alle biciclette. Ora questa luce eh, la, si crea con un pennello particolare eh, che si chiama Lens Flare, che basta quindi cliccare e scegliere eh, il pennello qui nella palette dei pennelli e cliccare con un colore ehm, giallo o comunque bianco. Questo pennello ve lo faccio trovare nel link nella descrizione. Al termine di tutto ho dato un colpo di vividezza per diciamo, enfatizzare un po' i colori e sono andato poi infine a creare un livello di tinta unita con questo diciamo viola scuro così impostato con il metodo di fusione schiarisci perché schiarisci perché mi crea questo bellissimo effetto sulle ombre quindi mi, mi va a colorare le ombre e nello stesso tempo me le va un pochettino a schiarire al termine di tutto ho preso il, il nostro logo da internet di Stranger Things e l'ho messo in modalità scolora in modo tale da creare anche questo effetto di trasparenza. Come vedete, ragazzi. È davvero molto semplice, si tratta soltanto di lavorare un po' con la vostra creatività e con, uh, con i vostri colori. Una volta che avete, diciamo, creato il, uh, lo stile acquerello, quindi questo, questo qui il primo effetto. Per il resto si tratta soltanto di inserire magari qualche altro elemento e poi giocare con degli effetti di luce uh, e con i metodi di fusione. Abbiamo visto qui quanto è potente il metodo luce vivida. Poi per il resto è tutto messo in. Uh, Metodo colore, soltanto questo qui è messo in schiarisci per andare a schiarire e colorare le ombre. Bene, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al canale e condividete. Alla prossima! Ciao!